appassionati di calcio, il più cordiale buon pomeriggio dal Nino Vaccara di Mazara del Vallo. Tra poco si sfideranno Marsala 1912 e San Giorgio Piana. Le squadre ancora non sono entrate in campo, quindi ne approfittiamo per leggere le formazioni e poi le lascerò commentare ad Umberto Ligioi. Iniziamo dagli avversari che si schierano con questo 11: Lamin Cesai, Miliziano, Visconti, Chinnici, Tricoli, Giantus, Cintura, Scalisi, Pietro Balistreri, ex del Marsala, Maltese e Bonamaison. Il Marsala di mister Bruculeri risponde con il seguente 11, con il numero 1 Furnari, 2 Genesio, 3 Mazzeo, 5 Petrucci, 6 Isaia, 20 Giannone, 8 Pedalino, 14 Angileri, 9 Logrande, 11 Mangiaracina, 17 Martorana. Umberto, un Marsala con qualche variante in formazione, troviamo Troncoso in panchina, a lui è stato preferito Martorana e poi c'è il debutto dal primo minuto di Logrande. Grazie Nicola, buonasera a tutti i telespettatori. Sì, ci sono delle novità, Troncoso praticamente per la prima volta in questa stagione, parliamo di campionato, parte dalla panchina, debutta sin dall'inizio Martorana, Marsala che da quanto vediamo scenderà in campo con un'insolita divisa interamente arancio, stile Olanda, vogliamoci capire. Si gioca al Nino Vaccara di Mazara del Vallo, il Marsala comincia a peregrinare, speriamo che duri effettivamente i 30 giorni previsti, però è chiaro che incrociamo le dita perché poi sappiamo, ho visto anche il periodo invernale, quindi le possibili piogge, come possono andare a finire queste cose qua. San Giorgio Piana sicuramente squadra, Nicola mi dicevi che non ha subito reti, squadra imperniata sull'ex centravanti del Marsala Pietro Balistieri, squadra che sicuramente vorrà difendere il secondo posto in classifica. Ti leggo alcuni numeri del San Giorgio Piana e poi tu li commenterai. Seconda posizione in classifica, 5 partite disputate, 2 pareggi, 11 sono i punti, 3 le vittorie e 0 le sconfitte. La cosa che balza agli occhi non sono tanto i gol segnati 6 quanto i gol subiti 0, inviolata la porta di Cesai. Cesai ex portiere del Mazara, quindi conosce molto bene questo campo, portiere dalla statura impressionante, li vediamo sfilare i giocatori che entrano in campo, Cesai è sicuramente il più alto, dà almeno una spanna a tutti i suoi compagni, un portiere che definiremmo di mole gigantesca, un portiere che ha fatto le sue esperienze e che sicuramente in questa categoria è un valore aggiunto. Marsala diciamo in maglia in divisa completamente arancione con calzettoni azzurri, San Giorgio Piana nella divisa rossonera classica con l'aquila bicipite simbolo dell'Albania, Piana degli Albanesi è uno dei 5 comuni della regione siciliana dove si parla ancora l'Arbresh. L'arbitro adesso dispone le squadre a centrocampo, i due capitani che sono Genesio per il Marsala e Chinnici per il San Giorgio Piana si stringono la mano. Siamo ormai agli sgoccioli di questa attesa partita che secondo me Nicola è uno snodo importantissimo per il campionato degli azzurri. Assolutamente, azzurri che provengono da 2 sconfitte consecutive, entrambe immeritate, ma frutto soprattutto dell'inesperienza di questo 11 che ha fatto i conti in questo inizio di campionato anche spesso della inferiorità numerica, spesso la squadra di Bruculeri infatti ha terminato le partite in inferiorità numerica. Ecco Umberto, prima di iniziare la telecronaca, telegraficamente, un problema che il Marsala deve risolvere assolutamente è quello di finire le partite in 11. Visto l'andazzo delle 3 gare precedenti, sicuramente c'è da stare molto attenti, soprattutto a questi falli da ultimo uomo che hanno costretto nelle ultime 2 partite il Marsala a giocare in 10 uomini per più di un tempo. Marsala che chiaramente è composto da tanti giovani, deve fare tanta esperienza, la partita sta per cominciare. Salve.
Si attende soltanto il fischio del signor Pecora che dia inizio al match. Marsala che attaccherà da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione. Fortunatamente le reti non hanno dei fori come accade solitamente nello stadio Lilibetano nelle scorse settimane. Dunque è tutto pronto. Già lo schieramento del San Giorgio Piana fa preludere ad una squadra a trazione interiore. Inizia il match tra Marsala 1912 e San Giorgio Piana con gli avversari che subito lanciano un lungo pallone che però è intercettato dal numero 9 Lo Grande, classe 2004, che di testa spedisce la sfera in fallo laterale. Marsala con alcune novità, quella più lampante è in campo Martorana, Troncoso in panchina. San Giorgio Piana che recupera subito la sfera e prova a distendersi sull'out di sinistra. La squadra di Bruccoleri oggi con una divisa interamente arancione con calzettoni azzurri che prova ad uscire dalla prova a metà campo. Naturalmente la gara è iniziata soltanto da 40 secondi, ma gli avversari intendono subito dare una manovra fluida e consistente con questo giro palla rapido che si risolve con il calcio di punizione che è stato commesso e battuto da Petrucci. Il giropalla lilibetano si spegne con il pallone che è subito recuperato da Tricoli. Ancora si distende la squadra avversaria, ma c'è un buco centrale. Il pallone in corridoio per Lo Grande, colto in posizione di offside. Con qualche secondo di ritardo il passaggio, non ha avuto dubbi l'assistente numero 2, il signor Spano di Barcellona Pozzo di Gotto. Umberto. Sì, Marsala che cerca sin da questo inizio, come spesso accade, di sfruttare delle disattenzioni degli avversari. Si era infilato molto bene Petrucci e se non ci fosse stata la bandierina alzata del segnaline sicuramente l'azione poteva svilupparsi in maniera abbastanza interessante. Marsala come al solito in attesa, arma importante, ribadiamo, di questa squadra è la concentrazione che può dare quel tocco in più a una formazione giovane ma che va maturando sempre più esperienze. Ci riferivamo poco fa ai falli da ultimo uomo, questa è una cosa che sicuramente gli azzurri in settimana avranno studiato assieme al tecnico. Ci sta, perché è chiaro che un handicap del genere in ogni gara può essere sicuramente fuorviante. C'è un calcio di punizione adesso per la squadra di Piana degli Albanesi che è battuta dal numero 6 Giantus, lancio sulla sinistra, pallone crossato al centro, anticipa tutti Angileri, riesce a mettere al centro ma il Piana insiste nella manovra e riparte dalla propria metà campo. San Giorgio Piana che in questo inizio di gara dà la sensazione di voler fare la partita. Altro lancio alla ricerca di Pietro Balistreri che qualche secondo fa aveva ottenuto una buona punizione proprio nella zona nevralgica del campo. I difensori del Marsala hanno dimostrato qualche difficoltà nel tenerlo a bada. Lui, sappiamo benissimo le sue caratteristiche, che riesce molto bene a proteggere la sfera, a fare salire la propria squadra. È il classico attaccante che manca proprio agli azzurri. Miliziano, ancora un passaggio centrale intercettato da Genesio che quest'oggi fa coppia con Isaia. Ancora il Marsala che attacca sull'out di destra con Accardo, ma la sua corsa viene frenata da Chinnici. Poi il pallone è stato servito da Lamin Cesai. Il San Giorgio Piana non vuole sprecare alcun pallone, inizia la propria manovra dal basso, poi c'è questo lancio alla ricerca di Cintura. La sfera intercettata e calciata in fallo laterale. San Giorgio Piana ancora in possesso della sfera con Miliziano. Ancora lui che alza gli occhi, prova il lancio frenato ancora una volta in fallo laterale. Ancora la squadra di mister Chinnici, la sventagliata alla ricerca di Miliziano. Si accontentano della rimessa con le mani. Adesso è Giantus che prova ad anticipare Lo Grande.
subisce anche fallo, perché praticamente Giantus, nel tentativo di colpire la sfera di testa, è stato toccato da un avversario e dunque non ha avuto dubbi il direttore di gara, anche se c'è un capannello di giocatori attorno proprio al direttore di gara. Andiamo naturalmente in presa diretta a raccontarvi questo calcio di punizione con il San Giorgio Piana, che naturalmente adesso ha l'opportunità di provare Bisconti, e il calciatore termina da terra. Giantus aveva intercettato il pallone nell'azione precedente. Chinnici è miliziano sulla sfera, l'arbitro si va ad operare affinché vengano rispettati i canonici 9,15 m. Mangiarracina e Lo Grande compongono la barriera a due. Chinnici sulla sfera, il pallone gettato all'interno del rigore, il colpo di tacco di Scalisi, facile per Furnari a brancare la sfera, servire Isaia, pressing alto da parte del San Giorgio Piana, che naturalmente complica i piani di mister Brucoleri. La squadra lilibetana ha difficoltà ad uscire, adesso azione avvolgente, anticipato maltese da Petrucci. Questa è una situazione importante per il San Giorgio Piana, che ha tentato di bucare la retrovia azzurra proprio per linee centrali. Azzurri che oggi sono in maglia arancione, di azzurro hanno soltanto i calzettoni. E adesso ad iniziare l'azione dal basso è Tricoli, che si rifugia in Lamin Cesai, e lungo il suo lancio alla ricerca di Balistreri, ma poi il pallone è per Maltese, il capocannoniere della squadra con tre reti. Marsala che non trova spazio, costretta dunque a rifugiarsi in Furnari. La sfera allargata su Mazzeo, rientrato dopo tre giornate di squalifica. C'è un break da parte degli azzurri, ma si alza anche la bandierina dell'assistente numero 2. Offside, non cambia il risultato al Nino Vaccara 0-0, più Piana che Marsala in questi minuti iniziali. Sì, settimo minuto, quasi ottavo, il Piana cerca di imporre il proprio ritmo alla partita, sta cercando di prendere in mano le redini dell'incontro, partita sicuramente veloce, il Marsala si è subito adeguato al ritmo del San Giorgio, c'è adesso un fallo a centrocampo commesso da Giantus, il Marsala sta cercando di reggere il ritmo degli avversari che si sono resi pericolosi poco fa con un pallone filtrante in area, fortunatamente intercettato da Petrucci. C'è un lancio lungo adesso a favore di Mangiarracina sulla fascia destra del campo, si gira Mangiarracina, pallone per Logras, pallone al centro, il pallone termina dall'alto opposto senza che nessun giocatore, né azzurro né avversario, riuscisse a intercettarlo, traversone molto insidioso che però si è andato a perdere sul fondo, ben controllato dal portiere avversario. Pensavamo che quest'oggi al Nino Vaccara ci fossero pochissimi intimi, e invece c'è bene o male lo stesso pubblico che assiste la squadra azzurra nelle gare interne al Nino Lombardo Angotto, circa 400 unità che stanno assepando l'unico, diciamo così, settore aperto al pubblico. Ancora il Marsala che ricomincia da Furnari con questo retropassaggio saggiamente di Isaia con il ginocchio, che ha permesso allo stesso Furnari di poter abbrancare con le mani la sfera. Poi Genesio lancia a lungo alla ricerca di Mangiarracina, che però non può raggiungere il pallone. Mangiarracina che sta pressando alto, aiutato ai suoi fianchi da Martorana e Lo Grande. Mangiarracina praticamente è il terminale offensivo di questa squadra.
con Martorana sull'out di destra e Logrande su quello di sinistra. Ancora Genesio che svetta più in alto di tutti, il Marsala ha la possibilità di imbastire un'azione con Angileri, c'è un tocco con le mani non ravvisato dal direttore di gara e allora Isaia è costretto al passaggio corto, sbagliata la misura e dunque Maltese prova a mantenere il pallone in campo ma poi lo perde e c'è dunque il lancio alla ricerca di Mangiaracina che stavolta è bravo a mettere la palla a terra. Mangiaracina sull'out di sinistra potrebbe scaricare sullo grande, non si alza questa volta la bandierina, il pallone al centro e il Marsala produce la migliore occasione mentre corrono 10 minuti al nostro cronometro. Marsala che può approfittare della sua velocità con i suoi due esterni Martorana e Logrande, con Mangiaracina che quest'oggi ha la responsabilità piena di farsi carico dell'attacco praticamente. Sì, intanto abbiamo visto che il direttore di gara è andato a redarguire Bruccoleri che è uscito dalla panchina per dire qualcosa ai propri giocatori che sono riusciti a perforare la tre quarti della squadra rossonera. Purtroppo il lancio alla volta di Ilograsso è stato vanificato dalla velocità della palla. Ancora il San Giorgio in avanti, ancora Genesio che spedisce il pallone praticamente nel canale che sta al di là della mura di cinta, del muro di cinta della gradinata del Nino Vaccara. Nino Vaccara che si è riempito, tra l'altro la tribuna coperta molto bassa favorisce un eco che magari percepirete attraverso le soluzioni audio delle immagini che vede. Riparte il Leppiana con un fallo laterale sulla sinistra, sta cercando la squadra di Chinnici di trovare delle soluzioni valide per poter far male, però il Marsala è ben messo in campo, non ha sbagliato nulla e quando sembrava che l'azione potesse diventare pericolosa ci ha pensato prima Petrucci e poi Genesio a interrompere le due azioni più pericolose impostate, ma soltanto impostate dal San Giorgio che adesso riparte con un lungo lancio alla volta di Maltese anticipato da Petrucci, poi Angileri che sparacchia in avanti, c'è uno scontro a centrocampo tra Mangiaracina e il numero 3 Bisconti. Mangiaracina resta a terra, protesta ancora Bruccoleri. I giocatori del Marsala accerchiano l'arbitro, il signor Pecora di Messina, per manifestare le proprie ragioni. Il direttore di gara adesso tira fuori un cartellino. Vediamo alla volta di chi lo sventolerà, probabilmente ha ammonito Genesio. Dando Bruccoleri. Ah, ha ammonito Bruccoleri, ha rimesso a posto il cartellino. Bruccoleri molto nervoso. La partita è talmente veloce che rischia di diventare anche nervosa, le due squadre non lesinano colpi e provano a recuperare pallone su pallone con magari dei colpo a colpo che possano creare anche delle situazioni di controversia. Fallo adesso assegnato al direttore di gara, fallo in attacco assegnato al San Giorgio, fallo di Mangiaracina. Riparte ancora il San Giorgio col portiere Sesai, c'è un attimo di pausa in una gara che ripeto è velocissima, magari non precisa perché sono stati tanti gli errori. San Giorgio ancora una volta si affida a un lungo lancio alla volta di Balisteri che salta anticipato stavolta da Mazzeo, quindi Miliziano fermato dallo stesso Mazzeo, fallo laterale sulla tre quarti in favore del San Giorgio che prova ancora ma finora sinceramente tutto si è risolto in una bolla di sapone. Fallo adesso a favore del Marsala, ancora errore di Tricoli, anzi di Miliziano. Pallone in avanti, Logrande anticipa tutti, Tricoli recupera il pallone, ancora in postazione del Piana, il pallone tra i piedi del capitano Chinnici, ancora Tricoli avanza, Maltese, Bonamaison, pallone che carambola tra i piedi di alcuni giocatori del Marsala del San Giorgio e finisce ancora una volta nella metà campo della squadra rossonera. Attacca il Piana con questo cross fuori misura che però viene mantenuto in campo, perfezionato il disimpegno da Logrande
Il Marsala anche quest'oggi dimostra di preferire giocare di rimessa, lasciare l'iniziativa agli avversari, provare a colpire in contropiede. Naturalmente questa non è una scelta dettata dalla volontà del mister quanto dalle caratteristiche del Marsala. Il Marsala non ha capacità di imporre il proprio gioco e allora deve limitarsi a difendersi, non giocare naturalmente troppo basso e poi puntare con le ripartenze sfruttando la velocità di Mangiaracina, Martorana e Logrande. Naturalmente il centrocampo del San Giorgio Piana sta sovrastando quello della squadra lillibetana, costretta spesso al lancio lungo e non alla manovra organizzata. Sono trascorsi 15 minuti al nostro cronometro e c'è un altro pallone sparato in avanti alla ricerca di Mangiaracina. Facile però per Bisconti alleggerire di testa per Lamin Cesai. Il tema tattico ormai è chiaro, come nelle scorse settimane. Il Marsala si limita a lasciare l'iniziativa agli avversari, che hanno una squadra di livello tecnico di tutto rispetto, una difesa quasi impenetrabile e lo testimoniano le 0 reti subite, 6 quelle fatte con Maltese, capocannoniere, con 3 gol al suo attivo. Adesso è Pietro Balestrieri anticipato, c'è la possibilità per Mazzeo che però prova con troppa velocità a liberarsi del pallone, comunque ancora Mazzeo. La sfera verso Isaia, che è costretto a verticalizzare alla ricerca di Martorana, molto sgusciante, ma poi il pallone termina sul fondo. Diciamo subito che Martorana sta ben impressionato, soprattutto per la grande velocità e le difficoltà che sta dando al difensore, che spesso è costretto a dei recuperi non certo semplici. E adesso cosa sbaglia Cesai con Logrande, che non si aspettava questo pallone e di testa porta vuota, non è riuscito nel tap-in vincente. Lo stesso Cesai con molta disinvoltura va a recuperare la sfera, sa di averla combinata grossa, il suo lancio troppo basso è stato inavvertitamente un passaggio per Logrande, che non si aspettava tanta magnanimità da parte dell'avversario e il colpo di testa si è spento sul fondo. Adesso c'è un attacco di Miliziano, il suo cross con Furnari che grida mia e arpiona la sfera. Adesso si riparte con un'azione dal basso, Giannone, non ci sono compagni disponibili, Genesio, il solito lancio alla ricerca di Mangiaracina anticipato e poi Cintura riesce a mantenere il pallone in campo, poi la volta di Tricoli, Bisconti, ancora Miliziano. È buono il giro palla da parte della squadra di Chinnici, che riesce nonostante il pressing della squadra di Brucculeri a mantenere il possesso palla. Adesso c'è un break con il mobilissimo Logrande che serve Mazzeo, prova a ragionare Angileri, è buono il pallone per Mangiaracina, sbagliato il passaggio di ritorno a beneficio di Pedalino e allora Tricoli ha la possibilità di ricominciare con Jantus. Il pallone per Miliziano che prova un dribbling che gli riesce, poi la frenata costringe l'avversario al calcio di punizione, già battuto il Piana, ha la sensazione di volersela giocare a 360 gradi questa partita senza nessun rallentamento dell'azione. Adesso un pallone scodellato al centro anticipato
Balistreri da Genesio, ma sono già gli avversari che recuperano la sfera. È buona la triangolazione che si perfeziona sull'auto di sinistra con il cross al centro con il numero 2 Miliziano, anticipato, ma è ancora la squadra avversaria con Scalisi che la mette al centro, tocca di quel tanto Genesio da mettere fuori causa Balistreri, probabilmente il miglior momento da parte della squadra ospite che costringe il Marsala all'interno della propria area di rigore. Marsala che sta vivendo questo inizio di match con alcune fiammate, un po' con Logrande, un po' con Martorana, con Mangeracina che è il terminale offensivo quest'oggi e dunque sulle sue spalle l'attacco lilibetano. Ancora il Piana che ci prova questa volta con Maltese che guadagna il primo corner del match. Buona Maisonno a battere il corner Scalisi, il Marsala che si rintana all'interno della propria area di rigore, è tutto pronto per la battuta del corner. Pallone sul primo palo che sfila Balistreri, il tiro e il pallone in rete, è stato il numero 4 Chinnici con una leggera deviazione e il Piana passa in vantaggio, ma che bravo Balistreri da terra a servire Chinnici per il tap-in vincente. Sì, però Nicola mio, scusami, io devo dire, il Marsala non può impostare la sua partita soltanto sperando di sfruttare gli errori a centrocampo degli avversari, non esiste, il Marsala non può lasciare in mano agli avversari redini della partita come è stato, il Marsala sta giocando soltanto in attesa che gli avversari sbagliano un pallone per poter puntare la porta. Però non esiste. Una domanda. Non credi che il Marsala sta giocando così perché la squadra non è in grado di impostare il gioco, perché il centrocampo del Piana la sta sovrastando? Ma sì, ma è quello che stavo dicendo proprio, tu mi hai tolto il microfono dalla mano, stavo dicendo questo, hai completato giustamente il mio discorso, ma il Marsala finora ha giocato sempre così, non possiamo dire che riesce a impostare, anche domenica scorsa contro il Misilmeri, cioè due domeniche fa, scusate, contro il Misilmeri, non puoi soltanto campare di rendita, aspettare che l'avversario sbaglia un pallone per cercare di impensierirlo. Il Piana ha impostato la partita per prenderla in mano, ci è riuscito con l'esperienza dei suoi giocatori, è stato fortunato pure il capitano Chinnici, il suo tiro di piatto è stato deviato e ha spiazzato completamente il nostro Furnari superandolo alla sua destra, però ripeto, adesso c'è da cambiare subito l'inizio di questa partita perché non possiamo continuare a lasciare in mano le redini della partita alla squadra avversaria, di questo passo non si va da nessuna parte. Sono convinto che non è volontà di mister Bruccoleri quella di giocare in questo modo. Ci troviamo di fronte ad una squadra oggettivamente più forte del Marsala. Poi la squadra di Bruccoleri potrà vincerla anche 5-1, ma da quello che stiamo vedendo in questi primi 22 minuti la squadra del San Giorgio Piana tecnicamente è molto più forte rispetto il Marsala, che non fa altro che allontanare la sfera sperando che succeda qualcosa in avanti, ma guardate la squadra del Piana con che facilità riesce nel palleggio, nelle triangolazioni. Fortunata nell'episodio del gol, perché il tiro di Chinnici è stato deviato di quel tanto che ha messo fuori causa Furnari. Continuiamo naturalmente in presa diretta a raccontarvi questo match cercando di essere più oggettivi possibile. Naturalmente la nostra fede è azzurra, la nostra speranza è che la squadra di Bruccoleri riesca a vincerla. Sappiamo benissimo anche che questo Marsala dall'inizio del campionato, in queste prime 5 partite e mezzo con oggi, non è mai stato domo, è riuscito a recuperare una partita che sembrava persa a Partanna Mondello. Nessuno avrebbe pensato che dopo quei primi 45 minuti la squadra di Bruccoleri potesse riuscire a ristabilire le distanze e sfiorare addirittura la vittoria. Stiamo raccontandovi però oggi di un San Giorgio Piana che gioca a memoria e che continua ad attaccare. C'è questo tiro ad incrociare del suo bomber Maltese che non c'entra la porta. E Umberto,
Da un lato sappiamo che questo Marsala in questo scorcio di campionato non è stato mai domo, ha recuperato partite anche impossibili, ha vinto in casa una gara anche in 10 uomini, oggi appare un'altra missione quasi impossibile, però bisogna cambiare registro, noi ce lo auguriamo. Va bene, però la cosa preoccupante è che dopo alcune partite giocate anche contro avversari di caratura di superiore, il Marsala è riuscito a stare in partita, qua praticamente il Marsala la partita non ne sta disputando perché stanno facendo tutto gli avversari, sono stati, ripeto, fortunati perché il pallone è stato, non era sicuramente un tiro al fulmicotone quello di Chinnici, il pallone è stato deviato, però il Piana sta legittimando il successo continuando ad attaccare e tenendo in mano le redini della partita. Marsala deve assolutamente cambiare registro, deve cominciare a impostare, deve cominciare a mettere in condizione i propri attaccanti di risultare pericolosi. Sono tutte forti, a noi sembrano sempre più forti di noi, però fino ad ora il Marsala aveva retto. Ci consoliamo pensando alla partita di Mondello contro la Parmonval, che nel primo tempo ci era sembrata una squadra fortissima, poi nel secondo tempo l'abbiamo ridimensionata grazie alla verve dei nostri ragazzi, però ripeto, dobbiamo assolutamente cambiare registro. 25 minuti al nostro cronometro, 0-1 il punteggio per effetto della rete messa a segno al 21esimo da Chinnici sugli sviluppi di un corner. Il Marsala adesso che attacca, prova sull'out di sinistra a rendersi pericoloso, guadagna una rimessa con le mani. Gli azzurri naturalmente devono provare ad ogni costo a cambiare registro, provare ad imporre il proprio gioco. Sappiamo che è difficile anche perché il centrocampo del Piana appare più forte rispetto a quello del Marsala. Azzurri che mettono questo pallone al centro, Cesai esce, abbranca la sfera senza neanche saltare, sfruttando il suo imponente fisico. Non cambia l'assetto tattico del Marsala, un 4-3-3 con due attaccanti esterni molto mobili, capaci nella doppia fase sia quella d'attacco che di rinvenire quando c'è bisogno. Adesso è Balistreri messo a terra, Balistreri bravissimo anche di mestiere, quel classico attaccante che manca al Marsala, l'attaccante che sa naturalmente far salire la squadra, guadagnare calci di punizione. Ecco le caratteristiche dell'attaccante che manca al Marsala. Mangiaracina con un Balistreri vicino andrebbe a nozze. Calcio di punizione per il San Giorgio Piana che sta per essere battuto dal numero 4 Chinnici, che però si sta allontanando. Tre uomini sul pallone, anche Bisconti, tutto il Marsala all'interno della propria area di rigore a difesa della porta dei Furnari. Naturalmente bisogna cercare di non prendere il secondo gol per non rendere ancora più ardua questa rimonta. La triangolazione con Angileri che spara lungo e allora si ricomincia da Cesai, che non trova compagni. Il lungo lancio alla ricerca di Scalisi anticipato, e poi è Bisconti che colpisce male la sfera, troppo frettoloso nella circostanza, non c'era nessun giocatore avversario che lo stava insidiando, e allora il Marsala sta beneficiando di questa rimessa con le mani. Tutto regolare, non c'è punizione su Mangiaracina. Adesso ancora il Piana all'interno della rigore, attenzione con le mani, l'arbitro non fischia, ma Genesio diciamo che si è aiutato un po' con le mani. Comunque l'ultimo tocco è suo, notiamo anche di un Marsala piuttosto nervoso anche sullo 0-0, più volte la panchina era scattata in piedi, naturalmente c'è fame di far punti dopo le due sconfitte consecutive, questo lo sappiamo benissimo, il pallone scotta e come se scotta, però bisogna tenere i nervi saldi, la partita ancora recuperabile. E allora andiamo a raccontarvi questo corner con il pallone sul primo palo, ancora una volta difficoltà per la squadra lilibetana, ancora un pallone scodellato al centro dell'area di rigore, c'è il tocco di mano che salva gli azzurri, Genesio vuole, nervosissimo, gesto di Genesio che chiede il cartellino.
bisogna stare calmi perché gli avversari giocano anche su questo aspetto psicologico, rimanere in 10 per l'ennesima partita e provare a recuperare il match sarebbe veramente, calcisticamente parlando, drammatico e controproducente. Pedalino, Giannone, doppio rimpallo, gli avversari tornano in possesso della sfera, questa volta l'arbitro non fischia, il calciatore del Piana rimane in campo, c'è la possibilità, ma mordono le caviglie gli avversari. Balistreri recupera con eleganza, ancora il Piana che va, il controllo sbagliato del numero 8 Scalisi salva la squadra di Lilibetana, che adesso ha fretta a ripartire con Petrucci che mette il pallone a terra, lo lancia dalle parti di Giannone. Martorana, molto mobile, dotato di una buona tecnica individuale, sicuramente un buon acquisto per il Marsala. Mazzeo, Pedalino per Giannone, per, volevo dire, Lo Grande, ma c'è il break da parte degli avversari, arrestato subito da Genesio che adesso si avventura sulla fascia, prova a scodellare questo pallone al centro, addirittura di petto, Miliziano serve Cesai. Marsala che appare molto nervoso, abbiamo ad esordio di questa telecronaca parlato anche di un aspetto importante, quello dei cartellini, bisogna restare in 11 se si vuole mettere in sesto questo match. Di contro Nicola, un Marsala nervoso, di contro un San Giorgio Piana che nonostante non tenda ad abbassare il ritmo della gara, riesce a mantenersi con i nervi ben saldi, riesce a non creare sfumature che possano ancora un lancio in avanti, sfrutta molto il San Giorgio questi palloni con le mani, il Marsala sparacchia e Angileri che sparacchia via, il Marsala invece spesso si fa prendere d'infilata, fortunatamente c'è sempre un giocatore nostro, un giocatore azzurro a metterci una pezza, però il San Giorgio diciamo che sta tenendo i nervi ben saldi nonostante il Marsala rischi di perderli continuamente. Fallone in area, ancora un fallo laterale, Balistieri stoppa all'indietro, fortunatamente è Isaias che favorisce il tiro da lontano da parte di Chinnici, del numero 4 Chinnici, e il pallone termina però altissimo. Marsala che ancora una volta viene stretto nella propria area dagli avversari che giocano con un baricentro molto alto, vedete Balistreri e Maltese che sono praticamente a ridosso della linea di demarcazione dell'area di rigore azzurra, e il Marsala non può fare altro che provare con questi lanci lunghi, continuo a dire, a cercare un improbabile errore dell'avversario, perché di errori se ne fanno ma non sicuramente tantissimi, specialmente per una squadra ben impostata come questa. Ancora una volta stretta nella propria metà campo la squadra azzurra, stenta tantissimo a ripartire e ad impostare. Adesso ci prova il numero 20 Giannone, ricacciato subito indietro dalla sola presenza di Balistreri e compagni. Pedalino, Lo Grande smarca sulla sinistra, Mazzeo riesce a crossare, è buono il cross di Mazzeo, si impossessa del pallone, si impossessa il pallone Isaias, però si trova davanti un avversario che ci mette il corpo, l'arbitro a chiari segni fa capire che si tratta di calcio di rigore, in effetti il giocatore del Marsala è sbucato all'improvviso tra le maglie della squadra di Piana degli Albanesi, niente da fare, quantomeno il Marsala è riuscito a impensierire in qualche modo la squadra ospite. Diciamo che il tallone d'Achille del Piana è costituito dalla fascia sinistra d'attacco azzurra con il numero 3 Bisconti che è lento, Angileri percussione centrale, la possibilità per Lo Grande che entra in area, due avversari su di lui, il tapin vincente che non arriva, un difensore a terra, tanta confusione, poi il tiro fuori, il Marsala riesce a svegliarsi soltanto quando subisce il gol. Martorana è stato bravissimo ad abbandonare la sua fascia di competenza, a centrarsi e provare il tiro. Questo Marsala per svegliarsi ha bisogno che i guantoni lo colpiscano, perché fin quando la partita è equilibrata sul risultato di 0-0
ci si limita soltanto a difendersi, adesso si è costretti ad attaccare e si è creata qualcosa di buono. Nicola, speriamo che sia un segnale che possa dare una svolta alla partita. Questa occasione capitata sui piedi di Martorana, che meglio di come ha tirato non poteva, e chiaramente era sbilanciato. Adesso il Marsala sembra un po' più reattivo, però pecca ancora in impostazione. C'è un lancio di Logrande che si perde tra le maglie dei giocatori avversari, che tornano ad impostare col capitano goleador Chinnici, autore della rete, seppur deviata da un nostro difensore, con il quale al 34esimo del primo tempo il San Giorgio Piana conduce per 1-0. Il Piana che attacca sull'auto di sinistra con questo pallone in corridoio, Genesio fa in modo che lo stesso termini sul fondo senza permettere all'avversario di poterlo raggiungere. Rimessa dal fondo, battuta da Furnari. Adesso è Genesio per Giannone. Marsala prova ad abbozzare un'azione con palla a terra, ma poi non fa altro che regalare la sfera agli avversari, che forti del risultato cercano di fare un po' di melina a centrocampo, ma poi sono anche abili nel giro palla. Genesio, il lancio verso Mangiaracina fuori misura, ancora c'è un varco. Il pallone in corridoio però è troppo lungo e dunque non è raggiungibile da Balistreri. Marsala in possesso palla con Angileri. Pedalino, il lancio per Logrande che serve Mangiaracina, che non deve commettere fallo. Pallone protetto finché la sfera vada sul fondo. Mangiaracina ammonito probabilmente per proteste, perché non ha commesso alcun fallo. Ammonito Mangiaracina, avrà detto sicuramente qualcosa. Vi ricordo il risultato, che sorride agli ospiti, che meritatamente sono in vantaggio. Marsala che da qualche minuto si è svegliato, ha prodotto anche una buona palla gol con Martorana. Il colpo di testa di Balistreri, servito maltese, posizione centrale, lo scarico e poi il giro palla non felice per gli ospiti, con Buona Maison che non riesce a mantenere il pallone in campo. Facilità di palleggio indiscutibile per il San Giorgio Piana, che con questa ripartenza ha avuto la possibilità. Deve stare attento Mangiaracina, che è già ammonito. Adesso un nuovo lancio fuori misura con Chinnici, che sta dominando il centrocampo, il migliore in campo. Sicuramente Chinnici, un vero professionista con le sue geometrie. Angileri con questo colpo di testa permette alla sua squadra di mantenere il possesso palla. Furnari per Isaia. Calcio. Palla in due, con il nuovo regolamento, quando l'arbitro intercetta il pallone bisogna fermare il gioco. Genesio, altro lancio, adesso le azioni da una parte e dall'altra sono un po' più confuse. Ancora un lancio, il colpo di testa di Tricoli e poi la volta di Bisconti. Angileri prova a mordere le caviglie dell'avversario e arriva il calcio di punizione. L'infrazione è stata commessa sul numero 8 Scalisi. ...38 minuti al nostro cronometro, 0-1 il risultato per effetto della rete messa a segno da Chinnici al 21esimo del primo tempo. La squadra ospite beneficia di questo calcio di punizione. È lungo il lancio di Bisconti, il colpo di testa di Balistreri, il pallone
si spegne in una zona morta del campo, recuperato da Giannone. Ancora un lancio alla ricerca di Mangiaracina, possibilità per il Marsala con Isaia che termina a terra, punizione già battuta. Adesso Petrucci che innesca Mazzeo, il quale ha invocato il pallone, lo butta al centro. Cosa combinano nella circostanza i difensori del Piana, che comunque riescono a mantenere il pallone in campo? Scalisi subisce fallo, bisogna stare attenti perché potrebbero iniziare a piovere anche i cartellini. Nicola, io ho la sensazione che i giocatori del San Giorgio giochino un po' al gatto, come il gatto col topo, si cercano il fallo praticamente. Spessissimo abbiamo visto questi falli all'apparenza inutili dei giocatori azzurri, però i giocatori del Piana degli Albanesi, del San Giorgio Piana, proprio se li vanno a cercare questi falli. A questo punto pensiamo che sia proprio una tattica anche per guadagnare qualche minuto. Squadra che sta dimostrando di essere davvero esperta per la categoria, nonostante sia composta anch'essa di giocatori abbastanza giovani, perché lo stesso Scalisi, capitano, è un 2002, lo stesso Chinnici, scusate, è un 2002, Balistieri e il portiere sono sicuramente tra quelli più navigati. Però è una squadra che fa della furbizia una delle armi migliori. Adesso si perde ancora del tempo, quando siamo giunti al 40° minuto del primo tempo, con la squadra di Piana degli Albanesi in vantaggio per 1-0. Ci pensa Bisconti a battere il calcio di punizione, aspetta il piazzamento dei suoi compagni che scendono verso la metà campo azzurra. Ancora Chinnici, poi il numero 5 Tricoli che lancia lungo, svetta il numero 2 Miliziano sul nostro Mazzeo, tocca il pallone che termina in fallo laterale, e il Marsala riprova ancora a impostare, ma è una manovra sempre molto, molto complessa, perché pressano tantissimo una volta superata la linea del campo i giocatori in maglia rossonera, e quindi praticamente l'azione del Marsala viene soffocata tra le spire dei giocatori del San Giorgio. Calcio di punizione battuto da Genesio, servito Petrucci, i due compongono la coppia centrale, poi Mazzeo, Angileri. È buono il pallone in corridoio per Lo Grande, c'è però il numero 3 Bisconti che lo tallona, il cross fuori misura, dall'altra parte Giannone prova a rimetterlo al centro, pedalino anticipa Genesio, un po' di confusione, sfera in fallo laterale. 41 minuti al nostro cronometro, sicuramente meritato il vantaggio del San Giorgio Piana, soprattutto per il volume di gioco prodotto in campo. Le occasioni non sono state tantissime, ma la sensazione che percepiamo dalla tribuna è che la squadra del San Giorgio Piana giochi in scioltezza. Adesso c'è un offside di rientro, speriamo che mister Bruccoleri possa portare anche delle varianti tattiche con delle sostituzioni, probabilmente nel secondo tempo verrà proposto Troncoso, che non ha iniziato la gara dal primo minuto, ma i problemi del Marsala sono legati soprattutto al centrocampo, che non riesce a costruire gioco e dunque innescare gli attaccanti molto veloci, si interscambiano anche nelle posizioni, soprattutto Martorana con Mangiaracina. Ma sappiamo benissimo che se non c'è un centrocampo che sappia imporre il proprio gioco, e allora diventa veramente dura riuscire a creare delle situazioni pericolose dalle parti di Cesai. Fortuna che anche gli avversari ogni tanto sbagliano, questa verticalizzazione si spegne direttamente in fallo laterale, per cui si rinizia l'azione da Petrucci, servito capitan Genesio, non ci sono compagni disponibili, e allora ancora Petrucci che alza gli occhi, costretto al lancio con il pallone recuperato dagli avversari che sbagliano nel fraseggio, ma riescono comunque a mantenere la sfera. Balistreri, Iantus,
Tricoli. È lungo il lancio, ma anche fuori misura per Miliziano, che si spinge spesso avanti costringendo Mazzeo a mantenere la propria posizione. Angileri, è buono stavolta il suo pallone per Mazzeo. È anche buono il pallone in corridoio, il cross al centro intercettato, una spinta ai limiti del regolamento. Ancora Mangiaracine, lui a toccare il pallone per ultimo, diciamo mezzo rigore. Probabilmente se il tocco fosse stato fuori dall'area di rigore l'arbitro avrebbe dato la punizione, ma non si è sentito di fischiare il rigore, perché sì che il tocco c'è stato, ma diciamo è stato anche piuttosto veniale. E adesso si riprenderà il gioco con una rimessa dal fondo. È lo stesso Cesai che va a recuperare la sfera quando corre il 44esimo minuto del primo tempo. Probabilmente ci sarà anche qualche minuto di recupero, non ci sono state sostituzioni ma alcune interruzioni soprattutto per giocatori a terra. Il minuto sarà soltanto uno. Il lancio con Mazzeo che osserva la sfera andare in fallo laterale, ultimo giro di lancette, il pallone nel frattempo è stato scagliato avanti, ma Miliziano ha subito fallo, quindi probabilmente sarà la squadra ospite a terminare in possesso palla questa prima frazione di gioco. Non ha nessuna fretta il numero 3 Pisconti, la sua rincorsa, pallone all'interno dell'area di rigore, Genesio lo allontana a Cardo, si è messo anche a piovere, Tricoli di testa e poi Maltese. Adesso è Pedalino, ma termina il primo tempo sul risultato di 0-1 per il San Giorgio Piana. Umberto, un telegrafico commento su questi primi 45 minuti di gioco. Te lo dico in tre parole, si è messo a piovere, io dico soltanto Nicola, piove sul bagnato. E vi diamo appuntamento per i prossimi 45 minuti di gioco. Pizzeria Oro Nero si è trasferita a Strasatti di Marsala in via Nazionale 321A. Facile da raggiungere, ampia e luminosa pizzeria, ma anche paninoteca e hamburgeria. Da Oro Nero, panini e pizza sono un'arte, perché prodotti con farine nobili di grano italiano con lunghe lievitazioni per un'ottima digeribilità. Oro Nero Pizzeria, una pizza che non dimentichi. Prenota al 344 22 222 69. Pizzeria, paninoteca, hamburgeria Oro Nero in via Nazionale 321A, Strasatti di Marsala. Il Centro Impiantologico Odontoiatrico del Dottor Marino Antonio e collaboratori, con la loro profonda specializzazione, permette di effettuare trattamenti all'avanguardia con tecnologie innovative e attrezzature di ultima generazione. In un'unica seduta si mettono gli impianti e si costruisce una protesi di durata. In un'unica seduta il paziente risolve tutti i suoi problemi funzionali ed estetici. Il paziente scoprirà come sarà facile tornare a sorridere. Sarà possibile rateizzare il pagamento e finanziamento agevolato, trasformazione della protesi mobile in protesi fissa in 24 ore, impianti dentali post-estrattivi e a carico immediato, denti fissi in 24 ore. Il centro si trova a Marsala nella via Giulio Ancaomodei 58. Si potrà prendere un appuntamento telefonico allo 0923 181 1336 e al 360 767680. Ehi, hai il garage pieno di cianfrusaglie? Visita Armato Ricambi. Vendi i tuoi oggetti e accumula crediti che potrai spendere per acquistare nello store. Vuoi vendere i tuoi pneumatici? Oppure vendere la tua moto? La risposta è Armato Ricambi.
Armato Ricambi e anche e-commerce dedicato alla tua auto. Armato Ricambi, il primo rivenditore di qualità e occasioni. Audio Medical di Abrignani vi invita a provare gli apparecchi acustici più piccoli di sempre, praticamente invisibili una volta indossati. Richiedi una prova gratuita chiamando allo 0923 71 41 12 per fissare un appuntamento. Abrignani, apparecchi acustici. Marino Ricambi Multiservizi. Dal 1977, leader nel settore dei ricambi e accessori per auto, moto e veicoli industriali. Marino Ricambi anche Car Wash. Vieni a provare il nuovo lavaggio con schiuma attiva e acqua osmotizzata e con la Fidelity Card risparmi sui tuoi lavaggi. Marino Ricambi è anche rivenditore ufficiale moto UMM e Sim. A Marsala, in Contrada Bosco 297, Marino Ricambi. Tra qualche minuto inizierà il secondo tempo, un po' di tensione in tribuna, nulla di particolare, però diciamo che un gruppo di tifosi sta contestando, diciamo così, le difficoltà che ha dimostrato in questo primo tempo il Marsala. Adesso veramente una pioggia copiosa che si sta abbattendo sul Nino Vaccara. Risultato che sorride al San Giorgio Piana per effetto del gol messo a segno da Chinnici al 21esimo del primo tempo. Ecco Umberto, attento all'equilibrio, ti vogliamo integro almeno per tutti i 90 minuti di gioco. Stavamo dicendo un po' di tensione in tribuna, i tifosi sono un po' sfiduciati dalla prestazione degli azzurri. Un San Giorgio Piana che si sta dimostrando superiore, però ci sono ancora 45 minuti di gioco per rifarsi. Pioggia copiosa qui al Nino Vaccara. Sì, proprio mentre le squadre stanno cominciando a rientrare in campo, il Marsala è già sul terreno di gioco e si sta trovando proprio sotto un acquazzone. Pioggia fitta, non sicuramente fortissima, però la pioggia è molto fitta e dà l'idea di non voler assolutamente diminuire nel corso dei prossimi minuti. Marsala che deve assolutamente cambiare registro, adesso è in svantaggio, non può soltanto aspettare che i giocatori del Piana commettano errori. Certo, adesso ci sarà da fare anche i conti col campo che sarà sicuramente più scivoloso. Il Marsala è sceso in campo come successe alcune settimane fa a Mondello, che arrivò in campo prima degli avversari, probabilmente è stato strigliato a dovere, strigliato tra virgolette, chiaramente catechizzato da mister Brucculeri, che abbiamo visto piuttosto nervoso, così come molti dei suoi giocatori. Un San Giorgio che ha gestito la partita in maniera impeccabile dal proprio punto di vista. È un Marsala che invece non è riuscito a pizzicare come era successo altre volte, e ci auguriamo soltanto, pensando al ricordo della partita di Mondello, che le cose possano adesso essere capovolte. Si è giocato a un ritmo molto alto, il che ci può fare presumere che le squadre, specialmente la squadra che è in vantaggio, il San Giorgio, possa provare a ridurre questo ritmo o magari accusare qualche calo fisico. Il Marsala ha fatto della freschezza atletica dei propri giocatori una delle sue armi migliori, portando gare in porto fino alla fine, correndo fino alla fine. L'avversario ancora non ne vuole sapere di scendere in campo, la pioggia adesso sembra rallentare. Marsala che palleggia, da questo si vede la tensione che attanaglia i nostri giocatori. Adesso sbucano dallo spogliatoio alla sinistra della tribuna del Nino Vaccara di Mazara del Vallo, i giocatori del San Giorgio, che sicuramente gestiranno la partita in maniera meno frenetica della prima parte, come hanno fatto la prima parte della gara. Sarà adesso al Marsala provare a imporre un ritmo che possa condurli a un pareggio, che ci può anche stare, però ripeto, è tutto da conquistare.
Le squadre sono in campo, come ha già detto Umberto, il Marsala con qualche minuto di anticipo rispetto agli avversari. La compagine lillibetana vuole suonare la carica. Bisogna ristabilire le distanze, ma che pioggia che si sta abbattendo sul Nino Vaccara. L'acqua addirittura con il vento arriva anche nella nostra postazione. È tutto pronto. Arriva il fischio del signor Pecora, inizia il secondo tempo con il Marsala che stavolta attaccherà da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione. C'è subito un duello nei pressi della bandierina con il pallone che si spegne in fallo laterale e dunque alle operazioni di battuta Miliziano, anzi calcio di punizione per l'infrazione commessa. Si allontana il difensore, lascia a Lamin Cesai la battuta lunghissima, Balistreri di testa. I difensori azzurri cercano di allontanare la sfera, ma è il Piana con questo tiro del numero 11 Bonamaison che costringe Furnari al corner, subito la possibilità del raddoppio, ma dobbiamo anche sottolineare quanto sarà difficile giocare sotto questa pioggia con il Piana che, mentre è trascorso un minuto nel secondo tempo, sta beneficiando di un calcio d'angolo. Addirittura si è aperto anche un cancello per le folate di vento. Ed è corner con Scalisi sul pallone. Perdono un po' di tempo i calciatori. Chinnici ancora a Scalisi, il pallone al centro, allontanato da Isaia, perfezionato il disimpegno da Giannone e poi arriva il fischio del direttore di gara che va a sanzionare questo intervento irregolare su Chinnici, lo stesso che si avvicina sulla sfera. Con lui anche il numero 8 Scalisi. Marsala costretto all'interno della propria area di rigore, due uomini tra cui lo grande in barriera. Ecco il fischio, Chinnici sul pallone. Si allontana lo grande, pallone scodellato al centro, allontanato da Pedalino di testa. Il Marsala prova a perfezionare il disimpegno con questo pallone allontanato, ma sono ancora gli avversari con Scalisi che attaccano. Il cross al centro anticipato Balistreri e poi Martorana, ma sono ancora gli avversari che recuperano il pallone. Altro cross, il colpo di testa di Mazzei, ancora Chinnici che la mette a terra, tallonato da Genesio, ancora Chinnici, Genesio costretto al palleggio. Poi provvede al lungo lancio, ma aveva subito anche fallo il difensore. No, il pallone è uscito fuori. Dalla nostra postazione è un po' difficile andare a capire quello che è successo. Mentre c'è un giocatore a terra, Genesio non ne vede il motivo. Si tocca il viso, non ci sono provvedimenti comunque da parte del direttore di gara che adesso invita i giocatori a prepararsi affinché, mentre sta entrando Troncoso, il numero 10, Troncoso, pallone al centro allontanato dalla difesa azzurra, probabilmente uscirà lo grande. Il pallone non è in gioco, quindi si può procedere al cambio. Esce lo grande. Entra Troncoso, Marsala che sta evidenziando la difficoltà ad uscire dalla propria metà campo, veramente la pioggia incessante.
sta rendendo il campo molto pesante, seppur parliamo di un sintetico. Adesso sbagliano anche i centrocampisti del Piana, squadra avversaria che però recupera subito il pallone con Chinnici. Buono il fraseggio, buono il sonno, ancora Chinnici che riceve il pallone tallonato da Angileri, e bravo Genesio. Potrebbe partire questa azione con Giannone che lancia lungo, troncoso, prova a toccare il pallone di testa, ancora il Marsala con caparbietà, si può continuare per la regola del vantaggio. Il pallone scodella dal centro, troncoso, l'opportunità di tirare, ancora troncoso, Cincischia con il pallone, permette ai difensori di recuperare, ma ancora il Marsala che attacca, la difesa del Piana costretta ad allontanare, ma c'è la possibilità della ripartenza con Balistreri che prova a ragionare, servendo indietro Iantus che perde la sfera, mangia Racina che adesso occupa una posizione meno avanzata per aver ceduto la posizione di centravanti a Troncoso. Vediamo di capire cosa ha fischiato l'arbitro, tanta confusione in campo, il pubblico che rumoreggia abbondantemente. Genesio, il suo cross al centro, pallone allontanato ancora una volta, ancora il Marsala che prova ad attaccare con questo pallone all'interno dell'area di rigore, allontanato Balistreri a terra, ma non c'è fallo. Genesio, nuova sfera per Mangiaracina, il suo tiro lascia purtroppo a desiderare e si spegne sul fondo. Umberto Marsala, che è anche in maniera non troppo organica, prova a spingere. Sì, la partita è cominciata così, il secondo tempo è cominciato così come ha cominciato il primo, col San Giorgio che prova a fare la gara, il ritmo non è calato assolutamente, il Marsala si è adeguato subito a questo ritmo e si è spinto persino all'area di rigore degli avversari. Poco fa c'è stato un tiro di Mangiaracina che è finito sull'esterno della rete, partita combattuta, si lotta colpo a colpo in ogni zona del campo. Adesso è Balistreri che viene anticipato da Genesio. Angileri, lancio lungo, il Marsala prova ancora con questi lanci lunghi, poi c'è il rinvio di Bisconti, alla viva il parroco, il Marsala prova ancora ad attaccare con Angileri che imposta per Isaias, quindi Mazzeo sulla fascia sinistra, però ancora una volta la difesa del Piana ha la meglio, quindi Maltese. Il San Giorgio non disdegna assolutamente di tornare indietro, di rinculare all'indietro per poter ripartire, tutto al solito registrato dall'ottimo capitano Chinnici. Ancora Bonamai, sono il pallone sfila in area e termina tranquillo tra le braccia del portiere Furnari. Partita ancora giocata a ritmo vertiginoso, la pioggia c'è, è diminuita, però il campo chiaramente bagnato riesce a mettere in difficoltà in certi momenti i giocatori che vedono il pallone schizzare via come un proiettile. Fallo laterale per il Marsala, il pallone proprio nella tre quarti del San Giorgio, pallone tra le mani di Martorana. Si apre continuamente il cancello della gradinata, però sinceramente capiamo l'arbitro, il regolamento è quello, però non ci sta nessuno assolutamente nel settore di fronte a noi. Riparte il Marsala con Mazzeo, quindi Genesio sulla fascia destra. Ancora una volta il Marsala, mentre Nicola è entrato, se non andiamo errati, ok, era Pietrangeli, abbiamo visto poco fa, cinque mani riscaldava, il San Giorgio attacca nella parte di sinistra dell'area di rigore con Balistreri che passa il pallone all'indietro alla volta di Cintura, quindi Chinnici, ancora Balistreri che fa come sempre da boa, non riesce, l'idea era buona ma capisce tutto, l'ottimo Petrucci. E interrompe l'azione d'attacco della squadra ospite che conduce all'ottavo minuto della ripresa ancora per 1-0 in virtù della rete messa a segno al 21esimo del primo tempo da Capitan Chinnici, grazie anche a una sfortunata deviazione di un giocatore azzurro. Il Piano ancora all'impostazione con Iantus, quindi Chinnici attaccato da Mangiaracina che prova a rubargli il pallone, ci prova adesso anche Martorana. Niente da fare, il pallone termina in fallo laterale, ma il Marsala è molto più aggressivo in questa prima parte del secondo tempo.
Genesio batte celermente questa rimessa con le mani per Angileri, che ha la possibilità di verticalizzare alla ricerca di un compagno, ma il lancio è fuori misura, se ne rammarica tantissimo Genesio. Sicuramente questo pallone poteva essere sfruttato in maniera diversa. Lo stesso calciatore si scusa con il capitano, fatto sta che Lamin Cesai ha recuperato la sfera, si accinge al lungo lancio alla ricerca di Balestrieri, il pallone che sfila pericolosamente, protetto abilmente da Petrucci, e poi Furnari ha perfezionato il disimpegno. Ancora Angileri verso Genesio, il Marsala deve cercare di far girare palla, questa volta sbaglia il capitano, non fa di meglio però Scalisi, e dunque il pallone viene allontanato, non riesce a mantenerlo in campo Giannone, sfera che termina in fallo laterale, mentre continua a piovere, seppur in maniera meno copiosa rispetto all'inizio del secondo tempo. 10 minuti al nostro cronometro, sempre 0-1 il punteggio per effetto della rete messa a segno al 21esimo del primo tempo da Chinnici, lo stesso Chinnici che prova ad innescare Maltese, costringe la difesa del Marsala a questo lancio che colpisce l'attaccante ospite Maltese, rimessa dal fondo già battuta, la squadra lillibetana deve cercare di alzare il proprio baricentro per costringere gli avversari all'interno della loro metà campo. Il risultato rimane in bilico, anche se c'è un netto predominio territoriale da parte del Piana. Genesio per Angileri, che riceve la sfera, prova questo lancio in fallo laterale, e allora si ricomincia da Genesio, che è stato servito da Giannone, poi la volta di Mazzeo sull'out di sinistra Martorana, non ci sono varchi, e allora si ricomincia da Angileri. Isaia, è buono il lancio alla ricerca di Capitan Genesio, che mette la palla a terra. Genesio prova poi il cross, è anticipato, ma il Marsala mantiene il possesso palla con Angileri, che scodella questo pallone e c'è la possibilità per Troncoso, che sbaglia il gol, lasciato libero dalla difesa. Troncoso non riesce a metterla alla spalle di Cesai, lo stesso Cesai che rimprovera il pacchetto difensivo. Sicuramente la migliore occasione per il Marsala con questo cross di Angileri, e Troncoso tutto solo di testa non riesce a metterla in fondo al sacco, e si ricomincia a giocare al 12esimo con Cesai, e lungo il suo lancio il Marsala sta suonando la carica con questa azione che potrebbe essere il là ad un forcing propositivo. Adesso arriva il cartellino per il numero 20 Giannone, ammonito per questo intervento da tergo nei confronti di un avversario che rimane claudicante a terra e non accenna a rialzarsi, mentre Chinnici va a vedere le sue condizioni. Avversari che stanno beneficiando di questo calcio di punizione. Si rialza il laterale del San Giorgio Piana, si tratta del numero 7 Cintura, e la pioggia inizia di nuovo in maniera insistente a battere sul sintetico del Nino Vaccara. Di testa adesso è la volta di Iantus, Marsala che recupera la sfera, pedalino, il lancio nella terra di nessuno, Marsala che deve cercare di giocare palla a terra. Sappiamo che il nemico principale non è soltanto il San Giorgio Piana, ma anche questo temporale, una pioggia veramente forte, e mentre mister Bruccoleri le sta provando tutte, sta entrando il numero 13 Abbenante, un difensore, e il numero 7 Trapani, due giovanissimi, un classe 2004 e addirittura un classe 2006, due giovanissimi. Ancora un lancio, l'anticipo di Martorana, e il San Giorgio Piana che non ha troppa fretta,
a rimettere il pallone in gioco. Andiamo a vedere, a capire. Sta per uscire il numero 20, Giannone. Trapani. Vediamo qual è l'altro giocatore che sta per uscire. Sicuramente sta entrando Abbenante, un difensore. Andiamo a capire chi è uscito. Isaia. È uscito Isaia, il numero 6. Sembra questo un cambio dettato da noie muscolari per Isaia. Mentre siamo giunti al 15esimo, rimessa con le mani per il Piana con Miliziano. E questo è calcio di punizione, gioco pericoloso. Il Marsala ha l'opportunità di alzare il proprio baricentro grazie a questo calcio di punizione battuto, mentre è stato ammonito Jantus. Naturalmente anche la visibilità inizia a venir meno, e il calcio di punizione che dovrà essere ribattuto, mentre il numero 13 Abbenante sta occupando la posizione di esterno basso di destra e si è alzato Genesio. Genesio sta giocando molto più alto, riceve il pallone, è difficile anche giocare. Rimessa laterale da parte del Piana. Vi ricordiamo che gli avversari stanno continuando a vincere per 1-0, clamorosa occasione per Troncoso di testa che non è riuscito a metterla dentro. Angileri, braccato da due avversari, perde anche un parastinco. Angileri caparbiamente a terra, e qui poteva dare il vantaggio, poteva dare il vantaggio il direttore di gara. Cintura ammonito. Andiamo a raccontarvi questo calcio di punizione, mentre il Marsala sicuramente mancherà qualità a centrocampo, ma sicuramente non di grinta e di corsa. Avversari costretti all'interno della propria area di rigore, mentre il Marsala si sta accingendo alla battuta di questo calcio di punizione. Due uomini sul pallone, Mazzeo e il numero 8 Pedalino. Si aspetta soltanto il fischio del direttore di gara che arriva. Mazzeo la mette al centro, svetta più alto di tutti il numero 6 Jantus, ma ancora il Marsala con questo pallone a spiovere. Un altro campanile, tanta confusione, ghiottissimo calcio di punizione per gli azzurri, che dovrebbero e potrebbero sfruttarlo al meglio. Una ghiottissima possibilità per pervenire al pareggio con un calcio di punizione dai 17 metri. Andiamo a vedere chi si posizionerà sul pallone per la battuta di questo calcio di punizione diretto. Si allontana Troncoso, che va nella linea della barriera. Petrucci si allontana. Martorana, potrebbe essere Martorana anche con tiro a giro di sinistro, oppure la potenza di Petrucci. 18esimo minuto, calcio di punizione per il Marsala. Fanno anche il coccodrillo in barriera gli avversari. La potenza di Petrucci e il giro di Martorana, la potenza di Petrucci che si infrange sulla barriera. Nulla da fare, attaccano ancora gli azzurri, maglia arancione, il cross, è spostato il difensore. Calcio di punizione per il Piana.
Sì, Marsala che sta approfittando del fatto che il San Giorgio ha un po' arretrato la propria manovra e sta attaccando tutto spiano, basando tutto sulla grinta dei propri giocatori, che non è mai mancata in questo campionato, giocatori sicuramente encomiabili. Continua intanto a piovere, peccato per l'occasione di Troncoso che finora del gol ci ha regalato soltanto l'idea, un altro gol che sembrava fatto in effetti, grosso errore a difesa del Piana che ha lasciato il nostro attaccante in mezzo a due difensori, il colpo di testa a botta sicura di Troncoso prima ci ha regalato, ripeto, per del gol soltanto l'illusione. Marsala non può sbagliare queste occasioni visto che arrivano durante ogni partita con il contagocce. Comunque Marsala che è pienamente in partita e ci fa ben sperare per i prossimi 25 minuti, siamo infatti giunti al 20° della ripresa con il San Giorgio sempre in vantaggio per 1-0. Rimessa lunga del portiere Sisai, pallone sfiorato da Balistrelli alla volta di Maltese che cerca di infilarsi per i nostri difensori tra Benante e Mazzeo. Il Marsala recupera la sfera, rimposta l'azione, quantomeno ci prova, ancora un lancio lungo rasoterra intercettato da Bisconti. Balistrelli fa ancora da palo e salta mettendo in difficoltà i nostri difensori. Balistrelli spesso salta, addirittura il pallone spesso neanche lo sfiora, però riesce col suo movimento a spiazzare noi e a far piazzare i suoi. Giocatore importantissimo vista la sua lunga esperienza. Ancora per l'ennesima volta un giocatore del Piana per terra e i giocatori maglia rossonera chiedono addirittura il cambio. Si tratta del numero 2 Miliziano che viene soccorso dal massaggiatore. I giocatori del Piana sono spesso finiti per terra, adesso si chiede il cambio. Si alza infatti dalla panchina di mister Chinnici il numero 19 che dovrebbe essere, anzi è Liga. Cambio che sembra essere effettuato da un momento all'altro, entra infatti Liga ed esce il numero 2 Miliziano. Prima è entrato il 13 Graci, però non abbiamo visto chi è uscito. È entrato sì. Graci qualche istante fa, il 13. Dalla posizione dovrebbe trattarsi probabilmente del... Forse Bisconti è uscito. Esatto, no, Bisconti è in campo, ci sta anche Tricoli, forse Iantus. No, Iantus è in campo, cercheremo di raccapezzarci, ma per ora sinceramente la cosa poco importa. Cosa che ci interessa è che il Marsala riesca quantomeno a rintuzzare e ripartire come ha fatto bene finora. Genesio che si danna ancora l'anima, pallone che sfila in fallo laterale controllato dal neo entrato Liga, pallone tra le mani di Graci, altro neo entrato. Piana sta rallentando adesso la propria manovra, sta cercando di controllare la gara, cercando di smorzare la spinta del Marsala che in questi ultimi 15 minuti si è fatta sicuramente più veemente. Ancora Balistrelli che termina ancora per terra, l'arbitro addirittura gli fischia un fallo contro. Balistrelli si è lasciato andare per terra urlando, alle sue spalle c'era Benante che al viso dell'arbitro e forse anche nostro non l'ha nemmeno toccato. Si rialza a Balistrelli e il Marsala può rimpostare su Mazzeo. Ancora un altro fallo subito da Martorana, si muove bene questo ragazzo. Pallone per Abbenante che avanza, palla al piede, lancia, ma l'attaccante Troncoso viene anticipato da Tricoli. Ancora il Marsala che prova a spingere, il Piano adesso è messo là e prova a fare il gioco che faceva il Marsala nel primo tempo, aspetta Sornione, l'errore degli azzurri oggi in maglia arancione. Adesso c'è un pallonaccio sparato lontano da Iantus, anzi da Chinnici. Il Marsala si è fatto più intraprendente, gioca sicuramente più avanti, il Piana ha arretrato il proprio baricentro, c'è un lancio al centro, il pallone viene colpito da Chinnici, poi c'è un tiraccio da lontanissimo di Mazzeo, un sinistro scoordinato che termina nella curva alle spalle del portiere Cesai. Sempre 1-0 il punteggio in favore degli avversari, diciamo però che nella ripresa e sicuramente negli ultimi 10 minuti il Marsala gioca stabilmente all'interno del metà campo avversaria, mentre il Piana
sta pensando più a difendere il gol di vantaggio per colpire di rimessa. Sappiamo benissimo le qualità atletiche degli azzurri, quest'oggi maglia arancione, e di qualche difficoltà che invece inizia a palesare la squadra avversaria, che invece è costretta all'interno della propria metà campo, mentre manca il 7 all'interno del rettangolo di gioco, che ha fatto spazio al 13 Graci. Quindi in questo modo completiamo il computo delle sostituzioni. Lamin Cesai sul pallone, pronto ad adoperarsi a questo lungo lancio alla ricerca di Balistreri, anticipato, ma è il Piana a entrare di nuovo in possesso della sfera con questa rimessa laterale. Lanciata lunga alla ricerca di Scalisi, ma il pallone termina ancora una volta in fallo laterale. Ospiti che naturalmente non hanno troppa fretta nel rimettere il pallone in gioco, ancora Balistreri che però involontariamente serve Troncoso, poi Pedalino colpito da dietro, arriva il fischio da parte dell'arbitro, è stato il numero 8 Scalisi a colpire le caviglie dell'avversario. Genesio mantiene il pallone in campo, servito Trapani ad ampie falcate, Genesio l'anticipa, ancora Genesio prova a mantenere il pallone dalla sua parte, non ci riesce, è ancora Abbenante, poi il lancio con gli avversari che beneficeranno della rimessa con le mani. Il nuovo entrato, il 13 Graci. Ricordiamo anche che il San Giorgio Piana in questo inizio di campionato non ha ancora subito gol. La porta di Lamin Cesai è inviolata. Petrucci sbaglia il disimpegno, forse il primo pallone sbagliato da Petrucci. Balistreri per il 19, nuovo entrato Liga. A ridosso dell'area di rigore, ancora Liga, il suo gioco di gambe, servito Bonamaison che perde il passo, favorisce i difensori del Marsala, ma è ancora il Piana a prodursi in avanti. Il Marsala con il suo forcing che è durato una decina di minuti ha collezionato una ghiottissima palla gol con Troncoso che di testa però non è riuscito a metterla dentro. Adesso l'alleggerimento di Chinnici che si trasforma in un passaggio, ma la palla una volta che ha battuto sul terreno è andata sul fondo. Furnari per Petrucci, Mazzeo, ancora Petrucci che alza gli occhi. Petrucci che ormai gioca stabilmente al centro dopo il ritorno in formazione di Mazzeo. Mentre cinque mani in panchina. Non sappiamo se è una scelta tecnica oppure una scelta dettata dalle condizioni non perfette del calciatore. Voglio soltanto ricordare che cinque mani ha giocato partite maiuscole quando è stato chiamato in causa. Sempre 0-1 il punteggio con il Piana che sta per beneficiare di questo calcio di punizione del quale si sta incaricando il suo estremo difensore in completa divisa bianca. Lunghissimo il lancio, ancora il Piana in possesso palla, per Graci, e poi c'è stato un intervento falloso con il relativo cartellino per il 13 Graci.
E il Piana la mette anche sul piano fisico, scusando il gioco di parole. Campo molto pesante, adesso la pioggia è meno insistente rispetto a qualche minuto fa. Abbenante, servito Petrucci, che alza gli occhi. Pedalino, avanti! Ancora Petrucci, Mazzeo, sbagliato il passaggio di ritorno. Allora c'è il break da parte degli avversari con il numero 19, il nuovo entrato Liga, che si accentra, il pallone è allargato e poi c'è il gol, il raddoppio, ma si alza la bandierina, Balestrieri l'aveva messa dentro. Numero 8, Scalisi, ma si è alzata la bandierina da parte dell'assistente numero 2. Il gioco è stato interrotto. Adesso Angileri, Marsala con una difesa a 3, anche se i due centrali sono molto larghi. Però c'è anche tanta confusione, ansia per la rincorsa al risultato. Sta entrando il numero 19 Accardo, l'esterno Accardo. Vediamo chi sarà ad uscire. Accardo, l'esterno d'attacco, classe 2005. È uscito Martorana, il numero 17. In campo Accardo, che nelle precedenti gare aveva giocato sempre da titolare. Tra gli attaccanti ancora in panchina Vetrano, pallone al centro per Liga, che termina a terra, si può giocare per il direttore di gara, si fa sportellate davanti l'area di rigore, colpito l'arbitro, costretto ad interrompere il gioco. E a dare la sfera alla squadra che ne era in possesso palla. 32 minuti di gioco, naturalmente il San Giorgio Piana prova a rallentare adesso le operazioni di ripresa del gioco stesso, visto che si trovano in vantaggio, e dunque c'è stata anche una girandola di sostituzioni. Umberto, continua a stare in panchina Vetrano, potrebbe essere un'altra risorsa per provare a scardinare la retroguardia del Piana. Questo è un affare tecnico che riguarda il mister, avrà le sue buone ragioni. Marsala che si è un po' disunito, ogni volta che il San Giorgio alza il baricentro il Marsala rischia di perdersi. Poco fa il Piana addirittura ha segnato il secondo gol annullato per fuorigioco. Marsala ha perso un po' lo smalto di quei 15 minuti che l'avevano visto protagonista, con il culmine, un'azione culminata col gol sbagliato da Troncoso. Il Piana sta dimostrando proprio in questo quarto d'ora finale tutta la propria esperienza. Marsala che non riesce più assolutamente a farsi pericoloso, anzi deve stare attento perché si sono allargate le maglie della difesa azzurra. La gente invoca l'ingresso di Vetrano. Come diceva poco fa Nicola, Vetrano però se ne sta seduto in panchina, quantomeno non sentirà la pioggia, non sappiamo. Questa è una scelta tecnica, così come lo è quella di Cinque Mani, rimasto in panchina, a meno che chiaramente non ci siano problemi fisici da parte di questi due giocatori che noi non conosciamo. Ed ogni volta che il Piana alza il baricentro il Marsala si trova in grossa difficoltà. Mangiaracina è troppo solo, Vetrano gioca troppo indietro, Genesio si danna l'anima e fa per tre, come sempre, però il match si sta adesso innervosendo nuovamente, il Piana sente la partita in pugno e cerca assolutamente di non farsela sfuggire, non disdegnando di provare a chiuderla anticipatamente.
molto complicati questi ultimi 10 minuti di gioco con il Piana che sembra avere in pugno il match, visto che il Marsala non riesce a mordere, lo ha fatto soltanto con quel colpo di testa di Troncoso. Diciamo che azzurri continuano, diciamo così, ad essere sempre in partita. Non c'è stata mai una squadra che l'abbia, diciamo così, messa sotto, soprattutto sotto il profilo dei gol. L'1-0 in favore degli avversari tiene in corsa la squadra lilibetana, che adesso attacca sull'auto di sinistra, il cross intercettato in due tempi da Tricoli che allontana Pedalino. Mazzeo, Petrucci, deve stare attento a non perdere la palla. Petrucci a Benante e poi Furnari che la spedisce lontana. Troncoso prova a mantenerla in campo, il colpo di tacco a servire a Cardo, ma il pallone termina in fallo laterale. Ancora il Marsala in possesso palla. Pallone che sfila direttamente sul fondo con Lamin Cesai che la va a recuperare per prodursi probabilmente nel lungo lancio. Si perde tanto tempo anche nelle rimesse, adesso i soliti mezzucci leciti del calcio quando una squadra si trova in vantaggio e ci si trova negli ultimi 10 minuti di gioco, si tenta di perdere qualche prezioso secondo che serve anche a rompere il ritmo del match. Mazzeo verso Petrucci, vai, vai! Servito Pedalino che alza gli occhi, si produce in questo lancio buono per Genesio che si rammarica, la voleva mettere al centro di prima, la colpisce male e il pallone sfila sul fondo. Bruculeri continua nervosamente, come anche il suo collega Chinnici, a stare in piedi, prodigo di consigli verso la sua squadra. Il Marsala, se non vado errato, ha effettuato 3 cambi in questa partita, quindi ci potrebbe essere spazio anche per altri calciatori. Mentre c'è un calcio di punizione, Angileri terminato a terra, non ci sono stati, diciamo così, ulteriori sanzioni da parte del direttore di gara per questo tocco nei confronti di Angileri, colpito al viso. Petrucci verso Mazzeo. Marsala che gioca questi ultimi minuti con il 3-4-3, larghissimo per Genesio. Ancora Genesio che recupera la sfera, Genesio prova a mantenerla in campo, gliela soffia però Iantus, poi la volta di Pedalino, servito Angileri, pallone allargato per Accardo, non c'è spazio per lui, allora si ricomincia da Mazzeo e poi ancora Petrucci, la sventagliata di Petrucci alla ricerca di Genesio che prova a servire Troncoso anticipato e poi ancora Mazzeo, il miglior momento del Marsala in questo rush finale, cross al centro, Troncoso ancora anticipato, commette anche fallo, giusta l'interpretazione del direttore di gara visto che Troncoso si è appoggiato irregolarmente su Tricoli al momento del colpo di testa. Non cambia il risultato che continua a sorridere agli avversari che per effetto del gol messo a segno da Chinnici al 21esimo del primo tempo sono sempre in vantaggio, mentre sembrano esserci nuovi movimenti in panchina, anche l'allenatore in seconda Guaiana in piedi.
che confabula con mister Bruccoleri. Ancora un lancio alla ricerca di Balistreri, troppo lungo. Furnari pericolosamente su Abbenante, che colpisce male la sfera. Si giustifica il calciatore libetano dicendo che aveva l'avversario addosso. E adesso Graci con le mani. Per Bonamaison, l'arbitro però ferma il gioco decretando la rimessa con le mani. Abbenante per Pedalino, servito a Genesio. Gli avversari ritornano in possesso palla, calcio di punizione, Liga, fallo su di lui. L'arbitro non dà il vantaggio, fermando l'azione avversaria. Chinnici sul pallone. 40 minuti al nostro cronometro. Il forcing del Marsala con Liga che perde la sfera, ma l'ultimo tocco è di Genesio. Chinnici con le mani. Colpisce il pallone Bonamaison. Petrucci allontana, troncoso, ma c'è Chinnici. Il lungo lancio alla ricerca di Balistreri. Ancora Balistreri, di testa verso Bonamaison, poi Liga, il pallone per Scalisi al centro. Non ci può arrivare Balistreri e c'è una frattura a centrocampo, ne potrebbe approfittare il Marsala con Troncoso centralmente, allarga su Accardo sull'out di sinistra, ancora Accardo, il tiro, Cesai non rischia la presa e poi viene perfezionato il disimpegno, è stato Mangiaracina servito da Accardo a prodursi in questo tiro, appena entrato all'interno dell'area di rigore ha scagliato il tiro centrale sul quale Cesai si è opposto brillantemente. Adesso allontana ancora la difesa del Piana, il miglior momento da parte del Marsala, ancora Cesai, altro cross, il colpo di testa mancato, Angileri potrebbe provare a tirare, non c'è il varco e allora è costretto su Mazzeo, altro lancio anticipato Genesio. Pietro Balistreri, il break da parte degli avversari con Liga che si ferma. Balistreri, rallentano gli avversari, servito adesso Bonamaison e poi ancora Liga, ha recuperato però il Marsala posizione, non c'è fallo e si può giocare, ma Scalisi recupera la sfera. Balistreri ancora per Scalisi, il pallone in corridoio che l'MLM termina sul fondo, ultimi tre minuti di fuoco con il Marsala che ha sfiorato il pareggio. Sì, Marsala, forcing disperato del Marsala in questi ultimi minuti, mancano tre minuti più recupero, c'è intanto una nuova soluzione nel Marsala, sta per entrare il numero 16, Vetrano. Arma della disperazione per Bruccoleri, pallone che termina ancora una volta nel canale. Vetrano forse è troppo tardi. Vetrano è un giocatore che quando è entrato ha dato sempre in primis a Mondello il suo contributo, gol dopo pochi minuti a Mondello. Entra adesso in campo al posto di Angileri, le tenta tutte Bruccoleri in questi minuti disperati. Vetrano al posto di un centrocampista, un altro attaccante, sta provando Bruccoleri a dare la massima spinta alla propria squadra. Speriamo, ripeto, non sia troppo tardi. Ancora una volta un giocatore del Piana per terra, l'arbitro ferma nuovamente il gioco, altro cambio alle porte per il Piana, sta per entrare Alaimo, numero 16, giocatore del 2006, giovanissimo. Marsala che deve provarle tutte. Pallone, contestano i tecnici del Piana perché l'arbitro non ha fatto effettuare il cambio, adesso invece lo fa, gridavano a gran voce perché c'era il cambio pronto, l'arbitro ha fatto proseguire il gioco, adesso lo ferma, il pallone è terminato in fuori dalla parte opposta. Fasi concitate di gioco con il Marsala che sta provando disperatamente in questi ultimi due minuti più recupero di cercare di recuperare una gara.
che forse vedrebbe gli azzurri meritare anche il pareggio per quello che hanno fatto nella ripresa, dopo un primo tempo saldamente nelle mani del Piana. Ad uscire il numero 8 Scalisi, ancora un fallo laterale questa volta sotto la tribuna, le mani sul pallone sono quelle di Valerio Genesio, capitano coraggioso che ha giocato praticamente a tutto campo. Pallone scagliato al centro, deviato, pallone di Petrucci, deviato da un difensore e terminato tra le braccia del portiere Cesai. Balistreri, ex azzurro, ai tempi della Serie D, che si becca un po' con il pubblico. Ancora una volta Balistreri anticipato da Petrucci che lo spinge, non gli consente di prendere il pallone. Prova a ripartire il Marsala, ancora con Accardo, pallone ancora troppo dietro, Petrucci, Abbenante, si allunga il pallone, riesce a mantenerlo e lanciarlo subito sotto, la volta di Troncoso che lo colpisce di testa, pallone in area alla volta di Vetrano, c'è la botta da parte di Mazzeo, ribattuta, si gioca ormai in un fazzoletto di campo nell'area di rigore del Piana, il Marsala butta pallone alla disperata, il Piana li rinvia altrettanto alla disperata, ancora Petrucci, l'ennesimo pallone buttato nell'area di rigore ospite, ancora Valerio Genesio col pallone tra le mani, Abbenante, pallone ancora al centro, velo di un attaccante, c'è un fischio dell'arbitro, indica con una mano il dischetto, con l'altra indica la ripresa del gioco a favore dei giocatori del San Giorgio Piana che guadagnano altri minuti preziosi. Ai nostri cronometri siamo già oltre il 45esimo, non abbiamo visto però segnalazioni da parte dell'arbitro per quanto concerne il tempo di recupero assegnato. 90 minuti che sono trascorsi, vediamo di capire a quanto ammonterà il recupero. Possiamo dire che seppur in maniera non organica in questo secondo tempo il Marsala avrebbe meritato il pareggio per le due grosse occasioni create con Troncoso e Mangiaracina. In una circostanza il pallone è terminato fuori, nell'altra invece è stato bravo Lamin Cesai. Continua comunque il forcing della squadra lilibetana con Mazzeo, il pallone è servito sulla sinistra per Accardo, ancora Mazzeo per Petrucci, altissima la linea difensiva del Marsala, c'è anche Vetrano in mezzo all'area di rigore, un pallone invitante, si può alzare, no, non c'erano le condizioni per fischiare il rigore, scivolato il calciatore del Marsala, giusta l'interpretazione del direttore di gara, e poi il pallone raccolto dal portiere, era stato Trapani, ancora Genesio, involontariamente servito Bonamaison, e poi il calcio di punizione per gli ospiti, un cartellino giallo per Genesio, ammonito Genesio probabilmente per proteste, non tanto per il fallo commesso. Diciamo chiaramente che questo Marsala non merita di perdere, ancora una volta paga il primo tempo dopo aver subito il gol. La squadra di Bruccoleri è andata in una situazione di confusione, nel secondo tempo però ci ha messo ancora una volta tanto cuore, ha prodotto due interessantissime palle gol, il Piana nella ripresa non ha mai tirato in porta, salvo un'azione nei minuti iniziali del secondo tempo. Adesso si lotta veramente con le unghie e con i denti, il Piana vuole tenere lontana la palla, ma il Marsala ha la possibilità con questo pallone al centro anticipato Vetrano, tutti all'interno dell'area di rigore, potrebbe essere l'ultima occasione per arrivare al pareggio. Corner, confusione all'interno dell'area di rigore, il pallone allontanato, allargato troppo forte dal giovane Trapani,
E dunque sfuma questa occasione, il Marsala si era riversato all'interno dell'area di rigore del San Giorgio Piana e arriva il triplice fischio che spedisce le due squadre negli spogliatoi, stremate le due compagini, felicità per i colori rossoneri, per quelli azzurri invece tanto rammarico. Diciamo che sul piano del gioco, Umberto, molto più San Giorgio Piana. Nella ripresa il Marsala avrebbe meritato il pareggio con quelle due ghiotte palle gol non perfezionate in rete. Sul piano dell'impegno niente da dire, però ripeto, ripresa sicuramente in attacco del Marsala, ma azione molto farraginosa, praticamente palloni buttati in aria. Il Piana gli ultimi 10 minuti si è rinchiuso nella propria area di rigore, è chiaro che il Marsala a quel punto è riuscito ad attaccare bene, ma ripeto, attaccare bene intendiamo soltanto palloni lunghi buttati al centro dell'area alla ricerca del tocco vincente, del rimpallo o di qualsiasi altra cosa. Purtroppo abbiamo avuto un'occasione clamorosa e continuiamo a sbagliare gol clamorosi, non possiamo, vista la pochezza delle occasioni che si presentano ogni partita, sprecare queste occasioni. Riferiamo al colpo di testa di Troncoso. Allora, San Giorgio che da una parte ha meritato sicuramente la vittoria, ma Marsala che avrebbe tranquillamente meritato il pareggio per l'impegno che ha profuso, però ripeto, ancora c'è tanto da lavorare, squadra troppo giovane e quindi chiaramente anche limitata nei cambi, purtroppo. Chiaramente si continua a perdere, adesso la classifica comincia a diventare deficitaria, non si riesce a smuovere questa classifica. Rischiamo di essere ripetitivi quando diciamo che si può arrivare a un punto in cui finisce l'entusiasmo, finisce la voglia, perché poi devi necessariamente fare dei punti per risalire. Tutto diventa sempre più complicato. Una squadra battagliera, una squadra grintosa, però purtroppo una squadra con dei grossi limiti, specialmente a centrocampo. Chiudiamo il collegamento ricordandovi semplicemente il risultato finale. Il San Giorgio Piana batte il Marsala 1912 per una rete a 0 grazie al gol di Chinnici nel primo tempo. Buonasera a tutti.